Ciao a tutti, sono Crazy Ste ed oggi sono veramente carico perché finalmente riesco a parlare di questa incredibile auto, l'Alfa Romeo Giulia. E in Italia la conosciamo tutti, quindi non sto tanto a dire le cose che si vedono nei video perché in tutti i test drive che ho visto mancano di parlare delle caratteristiche che rendono questa auto veramente unica e sono la ragione per cui quest'auto, anche dopo anni che è nel mercato, continua a vincere premi su premi per quanto eccezionale sia la sua guidabilità. Quindi, senza parlare di infotainment e scemate varie, oggi ci soffermeremo a parlare della cosiddetta piattaforma Giorgio, che è il pianale di questa automobile. Il pianale Giorgio era stato volutissimo dal, devo dire, grande Sergio Marchionne, che purtroppo è venuto a mancare, durante la sua guida di quella che era la FCA, il gruppo Fiat Chrysler Automobile. E quello che aveva voluto Marchionne era di creare un pianale che rispecchiasse le radici sportive dell'Alfa Romeo. Non a caso hanno chiamato questo pianale Giorgio, dal nome Tazio Giorgio Nuvolari, che tutti conosciamo molto bene. La prima peculiarità di questa automobile è il fatto di avere le famose ed iconiche sospensioni a quadrilatero deformabile, che sono caratteristica chiave delle Alfa Romeo dal 1962, quando vennero adottate nell'Alfa Romeo Giulia di quell'epoca. A quell'epoca erano una rivoluzione, queste sospensioni sono state adottate in una grandissima gamma di modelli, con qualche eccezione nei più piccoli, perché effettivamente queste sospensioni richiedono molto spazio ed ora ve lo faccio vedere aprendo il cofano e noterete subito che il vano sospensioni per avere i quadrilateri deformabili porta via moltissimo spazio. Guardate quanta larghezza c'è qui. Normalmente il montante delle sospensioni è situato qui e poi è vuoto. Qui invece ci troviamo ad avere i due montanti delle sospensioni, sono talmente larghi che c'è a malapena lo spazio per il motore in mezzo. Una bella particolarità è che i duomi di quest'auto sono rinforzati da queste due barre e quindi di fatto quest'auto viene venduta con la barra duomi direttamente di fabbrica, che è una cosa abbastanza rara da vedere. Il vantaggio di avere queste sospensioni è che queste sospensioni permettono alle ruote di salire e scendere essenzialmente rimanendo verticali. Con le sospensioni tipiche che trovi nelle automobili normali, la sospensione cambia l'angolo di campanatura durante la salita e discesa, i famosi triangoli McPherson, che sono probabilmente il tipo di sospensione più comune che si trova in commercio. Nell'Alfa si usano i quadrilateri deformabili. Quadrilateri deformabili non solo permettono l'alzata e la discesa delle ruote in posizione esattamente verticale, che quindi mantiene il battistrada piatto a terra, ma la cosa importante è che risolve anche il problema tipico delle sospensioni a doppi bracci oscillanti, le quali, quando le sospensioni salgono, fanno avvicinare le due gomme l'una all'altra. Nei quadrilateri questo essenzialmente non avviene, o comunque è un problema mitigato in maniera molto elevata. Questo fa sì che la gomma rimanga sempre bene piatta a terra e, avendo più grip, hai più stabilità. A questo si aggiunge un'altra bella peculiarità del pianale Giorgio e della Giulia, ed è il fatto che utilizza la geometria di sterzo Ackermann. Cos'è la geometria di sterzo Ackermann? Molto semplice. Nelle automobili normali, quando sterzi, le gomme, le ruote si girano così. Così, essenzialmente parallele. Ma se ci pensate, durante una curva la ruota interna alla curva sta facendo un cerchio più stretto, ha un raggio più stretto, e quindi subentra il vantaggio della geometria Ackermann, dove quando sterzi la ruota interna sterza di più. E questo fa sì che la ruota interna non subisca quella torsione che viene normalmente imposta dalle auto che hanno lo sterzo normale, dove effettivamente ci sono dei micro slittamenti della gomma che riducono l'aderenza. Nell'Alfa Giulia questo non succede perché hai la ruota che segue esattamente il raggio della curva che stai facendo con tutte e due le ruote, e oltretutto belle piatte perché, come abbiamo detto prima,
sono supportate dalle sospensioni a quadrilatero deformabile. Ma torniamo al pianale Giorgio in sé, perché ha anche una flessibilità inaudita, ed è il fatto che puoi montare il motore sia in posizione trasversale che in posizione longitudinale e puoi avere un 4 cilindri, un 6 cilindri, di per sé anche un 8 cilindri. Ma la cosa bella è che il motore non è montato a sbalzo rispetto alle ruote anteriori. Il motore viene montato dietro l'asse anteriore. Questo contribuisce pesantemente sul bilanciamento dell'automobile, perché essenzialmente ha il motore centrale. A questo abbiniamo il fatto che la Giulia può essere equipaggiata con un cambio a frizione gemella della ZF, che è montato al posteriore, quindi il famoso transaxle, e quindi tu hai il motore all'anteriore, il cambio al posteriore, la distribuzione dei pesi diventa ottimale. Nel caso dell'Alfa Giulia è 51-49, un bilanciamento quasi perfetto. Il pianale Giorgio deve avere delle caratteristiche particolari che ha voluto Marchionne, e voleva sia rigidità ma anche leggerezza. Quindi è fatto in alluminio, ma l'alluminio non è certo il materiale più resistente che ci sia, e quindi è stato rinforzato con traverse di magnesio e rinforzi a barre di acciaio nei punti critici. Questo ha fatto sì che si sia mantenuta la leggerezza necessaria ad avere un dinamismo sportivo, pur mantenendo la rigidità che serve ad un'automobile che, grazie a queste sospensioni, riesce a fare le curve con punte di oltre un G di carico laterale durante i test nello skid pad. Un G di carico laterale allo skid pad è impressionante. Sono valori che hanno supercars, no una berlina dove essenzialmente ci puoi anche far stare una famiglia. Questa è un'auto che puoi usare tutti i giorni, non è una due posti rincragnata dove sei tutto chiuso, e per carità, quelle auto avranno sempre una stabilità migliore, però questa riesce a farsi valere molto bene standogli vicino. Un'altra caratteristica del pianale Giorgio è l'albero di trasmissione, che è in carbonio. È stata la prima volta che si è visto l'albero di trasmissione in carbonio in un'automobile stradale. E la particolarità nel caso dell'Alfa è che è situato in posizione estremamente bassa per mantenere il baricentro basso, tutto fatto per avere la miglior stabilità possibile, come anche le sospensioni posteriori. Sospensioni posteriori le chiamano gli Alfa Link, che qualcuno dice sono un Multilink 4.5. In realtà è un Multilink 5 modificato, ha degli ancoraggi lievemente diversi dal classico Multilink, ma fondamentalmente è un Multilink a 5 bracci. Per rendere le cose ancora più belle, qui abbiamo una Q2, quindi ha un differenziale autobloccante a frizioni magnetiche, il quale fa sì che la distribuzione della potenza sia sempre ideale fra la ruota di destra e sinistra, e in caso di slittamenti passa la potenza alla ruota che ha più grip. E questo è un vantaggio non da poco per incrementare ulteriormente la stabilità di quest'auto. Quindi parliamo di un'automobile veramente con delle caratteristiche fenomenali che se avete occasione di provarla, vi giuro, vale la pena provarla. Ringrazio mio fratello che mi sta permettendo di fare questo video in questo momento, che l'ha appena presa. È un'auto che merita molto, ma che purtroppo sta per finire al pensionamento. Sergio Marchionne è venuto a mancare. Sappiamo tutti che poco dopo il gruppo PSA ha acquisito la FCA formando la Stellantis, e il nuovo amministratore delegato, che è l'amministratore delegato di Stellantis, che era appunto l'amministratore delegato della PSA, quando è stato a visitare lo stabilimento di Cassino, dove il pianale Giorgio viene fatto, ha detto immediatamente che c'è un problema. Ha detto: a tutti piacciono le bionde, però si sposano le more. E faceva riferimento al fatto che purtroppo oggigiorno la gente ha perso la passione per la guida, e tutte queste caratteristiche fenomenali che rendono la guida così piacevole ed entusiasmante nell'Alfa Romeo non sono la parte ricercata dalle persone. E abbinando questo al fatto che il pianale Giorgio ha tutta la componentistica situata in basso, non c'è spazio per le batterie. Essenzialmente il pianale Giorgio non ha spazio per
per essere elettrificato, è stato progettato soltanto per motori a combustione. E questo forse è stato l'unico vero grande errore di Sergio Marchionne, è che non credeva nell'elettrico e quindi ha investito tutto nel sviluppare questo pianale incredibile, che ha delle caratteristiche di guida fenomenali, senza pensare al fatto che forse in futuro sarebbe stato necessario elettrificarlo. Nel 2026 il pianale Giorgio verrà pensionato, quindi avrà una vita utile di appena 9 anni, quando all'inizio era stato progettato per avere una vita utile di 20, possibilmente anche 25 anni. In pratica è stato in un certo senso un flop, malgrado sia una cosa eccezionale a livello meccanico e indubbiamente qualcosa che verrà ricordato dagli appassionati, è qualcosa che sta per venire a mancare. Il pianale che andrà a sostituire il Giorgio è quello che chiamano SPLA Large e avrà lo spazio per gli ancoraggi delle sospensioni a quadrilatero, quella è una caratteristica che hanno detto che avrebbero mantenuto, ma fondamentalmente tutte le altre belle cose di cui abbiamo parlato è molto probabile che verranno sacrificate. Speriamo che almeno le sospensioni posteriori vengano salvate a loro volta. Questo è quanto. Posso solo dire, se avete occasione di provare una di queste Alfa, è da provare e provate a divertirvi a prendere una curva come si deve perché rimarrete stupefatti. La stabilità di quest'auto non ha eguali. Io ho posseduto una 147 quando vivevo in Italia e non dimenticherò mai la maniera in cui è stabile. L'unico svantaggio di avere tutta questa bellezza meccanica a livello sospensivo è il problema che è delicato. Io mi ricordo quando avevo preso la 147, neanche 2 settimane dopo che l'avevo presa, ho beccato un tombino, mi sono trovato con lo sterzo girato di 45 gradi per andare dritto. Sono tornato in concessionaria, mi hanno risistemato il bilanciere dello sterzo Ackermann, vabbè, cosa vuoi? È la delicatezza di avere un sistema da corse. La cosa bella è che hai un sistema da corse, un'auto con un pianale veramente da competizione, che comunque puoi usare come auto di tutti i giorni. È una berlina, ma hanno usato il pianale Giorgio anche sulla Stelvio, che è un SUV, quindi una cosa fenomenale. Spero che abbiate occasione di provare una di queste auto prima che vengano tolte dal commercio. Purtroppo la campagna marketing che è stata fatta per l'Alfa è stata orribile. Non hanno fatto pubblicità parlando delle caratteristiche delle sospensioni, facevano delle pubblicità di frasi fatte, la meccanica delle emozioni. La gente non capisce niente da questo, cioè dici la meccanica delle emozioni, può voler tutto, può voler dire niente. Io penso sarebbe stato meglio se avessero puntato a una campagna dove magari dicevano con le sospensioni a quadrilatero hai una stabilità eccezionale o qualcosa del genere, giusto per incuriosire le persone. Ci troviamo adesso che a 9 anni di distanza quest'auto verrà pensionata, quindi approfittatene, specialmente voi che siete in Italia, guidatela se ne avete modo, vale la pena, fate un 2 curve giuste perché è fenomenale. Ciao!